Questa è una strada che è stata fatta ben 5 anni fa per deviare il traffico dei mezzi pesanti su questa zona invece dell'altra, molto pericolosa. Come potete vedere, tutto è rimasto come 5 anni fa. Siamo tornati qui e abbiamo trovato una bellissima sorpresa. Finalmente la strada è stata asfaltata e quindi aperta. Questa zona è stata trasformata più che altro in un parcheggio. Ci passano le macchine! Il problema praticamente dipende da questi biglietti qui, le fasce orarie dell'utilizzo per gli anziani. È gente che ha bisogno del mezzo pubblico ed ha bisogno di muoversi nelle ore che loro necessitano, non nelle ore che vengono suggerite dall'APM o dai servizi sociali. Come APM ci faremo carico di rappresentare agli enti locali e alla regione l'opportunità e la necessità di estendere le fasce orarie. Adesso l'Unione Inquilini ha importanti novità, sentiamole. L'avete sostenuta molto bene voi con Pianeta Umbria. L'amministrazione comunale di Perugia, dopo un batti ribatti, l'ha recepita. E hanno tolto quell'orario odioso che stava sui biglietti APM per gli anziani. La segnalazione è che da mesi non esiste più il medico per gli universitari. Non conoscevo la cosa, adesso che lei gentilmente me l'ha fatta conoscere in maniera chiara, io penso che provvederemo velocemente, perché io sono d'accordo, faremo in modo di esaudire la richiesta. Innanzitutto vorrei ringraziare il lavoro che avete fatto, perché siamo in contatto da qualche tempo e devo dire che la vostra azione di giornalisti sul campo ha dato anche la possibilità a questo ente di essere supportato in una sua attività di servizi. È una convenzione che sicuramente pone Perugia ai primi posti in Italia per quanto riguarda l'assistenza degli studenti, ora anche dal punto di vista medico. Il problema è stato che arrivando all'università io trovavo sempre il parcheggio per i disabili occupato da macchine senza tesserino. Un'ora e dieci con lui che aspettiamo di parcheggiare nel posto di disabili. Un'ora e dieci, ma a lei le sembra il caso di parcheggiare la macchina qui? Mia questa, io sono l'operatore del parcheggio, stiamo sistemando le macchine. Di chi è gentilmente questa macchina? Un professore che sta qui a fisica. E magicamente tutto si è spostato. Ti hai sentito almeno un pochino in colpa? No, tantissimo, moltissimo. Ah no, vabbè, questa era il mio. Scusa a tutti quanti, chiunque ascolti questo nastro, di aver parcheggiato la macchina nel posto per disabili. È ovvio che non lo farò mai più, ma penso che non lo farà più nessuno. Questa mattina, spulciando tra le mail, una ci segnalava un parco in pessime condizioni in via Ruggero d'Andreotto e noi siamo venuti a vedere. Un esempio perfetto di integrazione tra uomo e natura. Fa la magia, tutto quel che vuoi tu, bevi di bobi di bu. Con Sala Gaduna puoi far tutto quel che vuoi, ma la frase però che tutto può è bevi di bobi di bu. Bah, sarà un caso che dopo il nostro servizio finalmente questo parco è utilizzabile? Il parco pubblico è di Ponte Valle Ceppi, ma l'ingresso, come vedete, non è del tutto accogliente, perché il primo cestino è pieno di bottigliette, cartacce, di snack. Questo era il primo contenitore, ve lo ricordate? Adesso è vuoto! Possibile che questa busta contenente tutta questa immondizia sia rimasta qui per così tanto tempo? Adesso è pulitissimo! E questo è il cestino che svetta la classifica. Guardate, è pieno di cartacce, di snack, merendine, gelati, bibite ed è a due passi dalle altalene e dagli altri giochi dei bambini. E ora è pulito! Alle 8 di sera i cancelli del mercato coperto vengono chiusi e le rampe dei disabili vengono chiuse anch'esse. Alle 8 di sera vengono sempre chiusi i cancelli. Dovrà partire un sopralluogo che al tempo ci aveva promesso l'assessore Ilio Liberati. La situazione rimane sempre la stessa. Il dottor Luca Conti ci aveva promesso questo. Credo che per la primavera potremo incontrarci di nuovo e andare a vedere, come dire, i cancelli spostati e finalmente le rampe sistemate a dovere. E questa
è la sua intervista di qualche giorno fa. Il lavoro è stato fatto in fretta, di questo vanno ringraziati anche gli uffici comunali. Hanno fatto prima possibile quello che andava fatto prima possibile. E quindi noi di Pianeta Umbria adesso ci sentiamo felici. Io e Luca ci abbracciamo. Luca, siamo stati utili ancora una volta. Ho preso il treno qui a Castiglione del Lago per andare a Firenze e nessuna delle due macchinette obliteratrici funzionava. Ho annullato il mio biglietto a penna. Quando è passato il controllore ha detto che non andava bene, che io avevo annullato il mio biglietto a penna. Una volta salita in treno ero tenuta a percorrere tutto il treno in cerca di un controllore e fargli presente che non avevo potuto obliterare il biglietto. La macchinetta non ha mai funzionato, se non un giorno l'anno forse, e questa è una cosa che si ripete. Ma guardi, noi siamo qui da quasi 13 anni e questa ormai è ordinaria amministrazione. L'unico posto dove possiamo magari trovare questo tipo di avviso, dove magari sul sito? Noi adesso provvederemo a metterlo su ogni macchina obliteratrice. Quindi finora comunque non c'era? Non c'era, oppure era magari perso in qualche avviso all'interno delle sale d'attesa che non sempre vengono frequentate. Chi ha preso la multa può fare ricorso. In questo caso chi ha preso la multa, come a Castiglione del Lago la macchina non era funzionante, facendo una domanda così di rimborso alla direzione regionale, sicuramente vedrà la multa tolta e quindi a lui verranno restituiti i soldi. E dunque, se avete una storia simile a quella di Umbretta, potete chiedere il rimborso a Trenitalia. Alla nostra redazione sono pervenute delle foto che poi abbiamo consegnato ai carabinieri. In queste foto si vedevano dei maltrattamenti fatti su degli animali. Se guardate qui sotto, tutta la vallata è disseminata di ossa. Io credo che dovremmo fare un passo avanti e il mio impegno è proprio in questo senso, sarà un'ispezione diretta assieme alla Task Force Medico Veterinaria che appunto ho creato presso il Ministero della Salute.